Ora vogliamo scoprire una iniziativa davvero lodevole grazie a due associazioni di volontariato baresi che sono l'AGEBEO e Amici di Vincenzo Onlus, una iniziativa per rimanere vicini, anche se a distanza, ai piccoli degenti oncologici del Policlinico di Bari. Siamo collegati telefonicamente con Isabella Spada, volontaria e vicepresidente dell'AGEBEO. Ciao Isabella e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, questa iniziativa ha come protagonisti piccoli degenti oncologici, una libreria e delle fiabe raccontate a distanza. Sì, infatti l'idea mi è venuta perché mi rendevo conto che i bambini erano lasciati a se stessi con la propria mamma nelle quattro mura dell'ospedale. Ho contattato la signora Katia Schiralli, che è una dipendente della Libreria Giunti di Molfetta, e insieme abbiamo deciso di far partire questo progetto, dove ci sono la signora Francesca Cipriani, la signora Francesca Coppolecchi e la signora Miriam Quercia, che sono anche delle insegnanti di elementari, che si sono proposte e preposte e fanno queste dirette con il reparto leggendo delle fiabe, ma non solo leggendo, interagendo con i bambini, quindi loro fanno tutto un discorso diverso dalla semplice lettura della fiaba. Loro scelgono dei libri particolari, per cui non è la solita Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Cenerentola, sono delle fiabe che hanno un certo discorso educativo. E mimano e interagiscono con i bambini ed è una cosa bellissima. E in questo progetto sono riuscita anche a coinvolgere un'associazione di Catania, l'associazione Ibiscus, che ha accettato in pieno questa proposta. E da ieri siamo in collegamento anche con l'associazione Ibiscus dell'Ospedale Oncologico Pediatrico di Catania. Davvero una bellissima iniziativa. Isabella, ricordiamo che la vostra associazione è in corsia, nel senso che intrattiene i piccoli degenti, le mamme, i papà che vivono questo momento di malattia insieme ai loro piccoli, che in questo momento storico di emergenza sanitaria, purtroppo dovuta al Covid-19, una solitudine che viene amplificata e che quindi voi avete deciso in un certo senso di contenere in questo modo, attraverso i social, attraverso la rete. Molto bella questa, molto lodevole davvero questa iniziativa. Infatti, perché è doppiamente amplificata, perché è stato vietato l'accesso ai papà, quindi i bambini sono nelle quattro mura solo con la mamma, cioè il papà è stato vietato l'accesso, quindi loro vedono solo in questo periodo le infermiere e il corpo medico. La nostra mancanza si sente tantissimo, tanto che io l'altra mattina tramite un'infermiera abbiamo fatto anche una videochiamata con le mamme e con i bambini. E sinceramente, dopo la videochiamata, sono scoppiata in un pianto dirotto perché vedere loro così abbandonati a se stessi, senza poter più interagire con loro personalmente, io sono 10 anni che sono volontaria della GPO e sono 10 anni che sono in quel reparto, quindi per me è la mia seconda famiglia, se vogliamo. Ed è stata una cosa un po' bruttina vedere questi bambini abbandonati nel proprio Certo. letto. Quindi riuscire a dare questa mezz'ora, questi 40 minuti, quest'ora, perché tutto dipende dalla fiaba, riuscire a dare questo momento pomeridiano un po' diverso, che ci allontana e allontana loro un po' dall'abitudine dal colore delle quattro mura. Ecco, mettiamola così, dal colore delle quattro mura. Per me è stata una cosa bellissima Bellissima anche per chi ha accettato, per le ragazze, la signora Katia Schiralli che mi ha appoggiata tantissimo in questo progetto. Io devo veramente dire un grazie Grazie. enorme alla signora Katia perché è un'amica, è una volontaria della GBEO, una volontaria esterna ed ha sposato in pieno questa, chiamiamola, battaglia, non so neanche come chiamarla, perché è una cosa bellissima, Molto bella veramente questa bellissima. avventura che state appunto portando insieme. Grazie a te Isabella per questa bella iniziativa, grazie ai volontari dell'Associazione Barese AGEBEO e amici di Vincenzo Onlus. Grazie davvero di cuore per questa iniziativa, lo ricordiamo, Fiabe in corsia a distanza e grazie naturalmente a tutti gli amici di Teleradio Padre Pio che ci hanno seguito in questo appuntamento con informazione.